Senatore Pittella, buona domenica. Altrettanto, Mario. Una domenica torrida, l'abbiamo detto anche domenica scorsa, stiamo boccheggiando da qualche settimana. Senatore, allora partiamo proprio dalla più stretta attualità. Ieri l'Atronico ha avuto il piacere, l'onore di ospitare la ministra Bonetti, la ministra alla famiglia. Ha evidenziato un po' gli sforzi del governo verso questo settore così nevralgico. Vi erano molti sindaci, molte associazioni, vi era anche il vescovo della diocesi di Tursi Lago Negro. Ad un certo punto la ministra, insomma, ha approfondito bene, ha fatto anche un'ottima impressione, una buona impressione. Però ad un certo punto i sindaci hanno evidenziato, insomma, la preoccupazione legata alla burocrazia, nel senso che sono stati messi soldi nel bilancio dello Stato, però la preoccupazione appunto è che poi diciamo, alcune lentezze possono determinare il fallimento di politiche lungimiranti come quelle del Family Act. Ecco, la posizione del senatore Pittella su questo, più in generale un po' su questi fondi europei che stanno per arrivare e che però, ripeto, diciamo, poi gli attori locali, quelli che poi concretamente, insomma, vedranno la realizzazione di una serie di cose, sono sulla brace perché si rendono conto che è sempre più complicato smuovere le cose. No? Si è parlato di un paese che continua ad essere fermo. Ecco, cosa dovrebbe fare Draghi? Ma io penso che già sta facendo, il ministro Brunetta sta già predisponendo, in parte ha predisposto provvedimenti volti alla sburocratizzazione, all'accelerazione delle procedure, perché questo è un tema fondamentale del funzionamento della democrazia, ed è un tema che non è che esiste oggi, ma che esisteva ieri, l'altro ieri. 10 anni fa il tema della burocrazia e delle procedure dei faticanti ha sempre nuociuto alla buona amministrazione. Ovviamente nessuno può pensare che non ci siano regole, ma ci sono regole governabili e ci sono regole che faticose, regole che ti fanno fare 1.000 passaggi per ottenere un'autorizzazione a realizzare un'opera. È chiaro che con i tempi che ci pone l'Unione Europea per la realizzazione delle opere finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa, sono tempi strettissimi, questi tempi non sono compatibili con i tempi della burocrazia italiana, quindi bisogna necessariamente snellire queste regole, snellire e ridurre queste procedure. E procedere anche ad un'idea che io ho lanciato e che io sostengo con molta forza, che è quella di affidare delle piccole task force in sostegno dei piccoli comuni da Roma in relazione a progetti specifici. Cioè, cosa voglio dire? Se i piccoli comuni devono realizzare alcuni interventi legati al Family Act oppure ad altri interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e non hanno le competenze professionali all'interno della propria amministrazione, pensa ai piccoli comuni, comuni polvere che hanno sì e no, due o tre funzionari, come fanno a realizzare quei comuni questi progetti? Allora il governo nazionale manda un staff di tre tecnici competenti per il tempo necessario per aiutare quel comune, quei comuni che devono realizzare questi progetti. Dopodiché, alla realizzazione avvenuta, quei tecnici tornano a Roma o tornano a casa. Certo. Tra l'altro queste erano un po' le considerazioni dalla sindaca di Chiaromonte Viola al sindaco di Viggianello Rizzo, insomma è un po', si è parlato molto ecco, di questa cosa, insomma, di questo treno che passa e che rischia di essere perduto, insomma, se appunto non vi sono, se non vi è uno scatto in avanti, è proprio così. Senatore, un altro argomento vorrei toccare con te, tra l'altro tu sei un appassionato sportivo, le Olimpiadi. Io facevo questa riflessione rispetto alle intolleranze, molto spesso alle mancate integrazioni. Ecco, la
diciamo, questi momenti così straordinari, questi momenti formidabili di atleti che rappresentano un po' le tante etnie, no? Che sono assolutamente presenti in Italia, possono facilitare quei processi di integrazione che magari spesso leggi, norme e altre cose, insomma, non riescono. Hai fatto la stessa considerazione, cioè che questo vento favorevole di queste giornate può far recuperare mesi, anni, insomma, ecco, di mancato confronto, insomma, di tensioni, di nervosismi, insomma, che abbiamo più volte anche evidenziato. È così. Ma lo sport è per antonomasia il luogo e diciamo, l'evento, il fenomeno che realizza la migliore simbologia della integrazione e deve aprire gli occhi a tutti quanti perché se noi poi applaudiamo agli atleti che hanno colori di pelle diversa, culture diverse, religioni diverse, e poi un attimo dopo averli applauditi per le loro grandi imprese, torniamo nel nostro guscio a coltivare i nostri egoismi, a guardare in gagnesco un altro essere umano solo perché ha la pelle, di colore diverso dal nostro, significa che non abbiamo capito proprio nulla. E credo quindi che il messaggio che ci viene potentemente dalle Olimpiadi è proprio questo, noi dobbiamo portare innanzitutto rispetto, perché ogni persona umana ha la sua dignità e la dignità va rispettata, la persona umana va rispettata a prescindere al netto della sua origine, della sua etnia, della sua cultura, della sua religione, ovviamente purché si rispettino le norme e le regole del paese ospitante. L'integrazione è possibile. Ieri sera sono venuto a trovarmi alcune ragazze e ragazzi da varie parti della Basilicata perché sono stati ospiti del mio portale, sono stati intervistati dall'ottima giornalista Rosita Stella Brienza, hanno fatto le considerazioni sulla Basilicata, su come uscire fuori e poi hanno espresso un desiderio. Ma noi vogliamo fare una chiacchierata così in maniera assolutamente informale con Gianni Pittella e sono venuto a casa mia, alla Rosa, e siamo stati insieme tra una chiacchiera, un bicchiere di vino, una pennetta al pomodoro e uno di loro mi ha detto: io sono un imprenditore agricolo giovanissimo, di Spinoso, faccio delle cose belle, i fagioli, le melanzane, le zucchine, lo zafferano. E guido un'azienda in cui ci sono persone che vengono da tutte le parti del mondo, che si sono integrate, che vivono nel paese, che vivono nella comunità. Quindi, ma questo è soltanto un esempio, ma ci sono migliaia e migliaia, milioni di esempi di integrazioni. E la vera questione è volerla l'integrazione e stare attenti poi a che tutte le persone che vengono integrate rispettino le norme, le regole e le leggi vigenti nel nostro paese. Certo. Senatore, due domande che sono anche un po' due curiosità. Letta e Roma, partiamo da Roma. Io ieri, mi pare ieri, si è diffusa la notizia, quando ho letto che Palamara si candida pure Palamara, insomma, non dico che sono saltato dalla sedia, ma ho detto, mamma mia, Roma sarà una polveriera tra appunto Palamara, la Raggi, insomma, e gli altri candidati, Calenda, insomma, ecco, voglio dire, davvero, insomma, sarà una pentola a pressione. Ecco, tu per 3-4 giorni a settimana vivi, ovviamente, perché sei in Parlamento a Roma, che idea ti stai facendo della campagna elettorale romana? Mi pare che addirittura c'è stato un confronto tra tutti i candidati e mi pare che sia finito pure male, nel senso che se qualcuno se n'è andato, qualcuno ha sbattuto la porta durante il confronto. Ecco, dal tuo Guardi, osservatorio. se io ho capito bene, ma non voglio aver letto male o essere stato distratto, ma Palamara si candida
in un collegio per le suppletive. Ah, per le suppletive. Se ho capito bene, si candida per sostituire Padoan, che si è dimesso da deputato e quindi ha lasciato il collegio. Quindi in Toscana, con Letta in pratica? No, non in Toscana, a Roma. In quel collegio in cui si era parlato pure a un certo punto della candidatura di Conte. Correggo, non nel collegio di Padoan, ma nel collegio di quella deputata dei 5 Stelle che ha avuto l'incarico internazionale di commissario per il Sahel, se ho capito bene, comunque una nomina che era incompatibile con il suo ruolo di deputata. E il collegio è all'interno della città di Roma. Se ho capito bene, Palamara si candida in quel collegio. Quando l'elezione comunale di Roma, è chiaro che si vive in un'atmosfera, in un clima surreale, perché fare la campagna elettorale nel mese di agosto e col Covid, francamente, io non vorrei stare nei panni di questi candidati sindaci, perché francamente da dove inizi a fare la campagna elettorale a Roma? La gente con questo caldo non viene agli incontri, gli assembramenti sono sconsigliati, sono vietati. Devi utilizzare soltanto i social, insomma la cosa è difficile fare una campagna elettorale. Io confido che il mio candidato, che è Gualtieri, possa arrivare al secondo turno e giocarsi la partita con l'altro candidato, che secondo me sarà comunque quello del centrodestra. Certo, quindi questa è l'idea che ti sei fatta, diciamo, da un punto di vista politico, voglio dire, ecco. Però non ho il polso della situazione, sinceramente, perché non vivo la realtà romana. Io sono al Senato e poi torno a casa la sera e poi quando posso me ne vengo a Lauria. Non è che io sono dentro le dinamiche romane, non ho voluto mai integrarmi nella città romana, di Roma, così come non lo fece a Bruxelles. Il mio punto di aggregazione è sempre stato Lauria, il lago Negresi, in altre realtà ci ho vissuto, ma non mi sono integrato. Ecco, senatore, invece è forse più chiara, anche se più pericolosa, possiamo dire, è un po' la situazione di Letta. Ecco, tu al suo posto ti saresti candidato e mi chiedo, in uno scenario per il PD apocalittico, e cioè la sconfitta o comunque la non elezione di Letta, tra l'altro lì sì, andrebbe a sostituire Padoan, questo sì. Lo sappiamo, entrambi, quello è sicuro. Ecco, sì. Che idea hai di questa cosa invece? Cioè, è stata un po' azzardata la mossa? Era necessaria? Ma che io sappia, è stata richiesta la candidatura a Letta da parte del Partito Democratico di quell'area, sì. Non è stata una volontà, un desiderio o un'imposizione diretta, assolutamente, è stata una richiesta all'unanimità da parte degli organi direttivi locali, provinciali e regionali della Toscana, che hanno visto nella candidatura del segretario nazionale del PD un valore aggiunto. Quindi mi metto anche nei panni di Letta, di fronte ad una richiesta della base, un segretario nazionale che dice no, insomma. E quindi va apprezzato in questo caso il suo coraggio, perché insomma non è facile decidere di andare a correre in un collegio in cui tra l'altro sarà dibattuto intensamente il tema del Monte Paschi di Siena, sarà strumentalizzato contro il PD, ci si farà la campagna elettorale perché le difficoltà del Monte Paschi possono portare a decisioni che riguardano possibili acquisizioni da parte dell'Unicredit, ovviamente preservando la tenuta occupazionale, alcuni asset, il nome, tutte queste cose, ma comunque questo è il dibattito che diventerà aspro e che potrebbe danneggiare una candidatura come quella di Letta, che con grande coraggio, con un grande senso di responsabilità ha accolto, non ha fomentato, ma ha accolto la richiesta che gli veniva dal basso. Ho capito, quindi... E sicuramente se eletto farebbe molto bene a quella realtà, perché Letta, al di là adesso che io posso non condividere alcuni
tratti della sua linea politica, e l'ho detto io, non è che lo dico di nascosto, ma lo dico pubblicamente, quindi con grande lealtà, però insomma, non è che si discute la caratura politica e la capacità di visione di una personalità come Enrico Letta, che dovunque lo metti conferisce a quella realtà un arricchimento notevole. Capito. Quindi tu lo vedi anche come un atto di generosità, poi sostanzialmente, insomma. Ecco. Io penso di sì, perché non è che lui aveva bisogno di era segretario del partito, essere segretario del partito, non è che deve fare il deputato per guidare il partito, lo guida con tutti, a tutti gli effetti da segretario, quindi insomma gli viene chiesto di fare un atto di generosità, lo ha fatto, ora bisogna sostenerlo. Certo, davvero in conclusione, senatore, Conte finalmente è il capo dei 5 Stelle, il presidente dei 5 Stelle, è stato fatto questo, come definirlo, diciamo, questo referendum interno, insomma, con una piattaforma diversa da quella che c'era qualche tempo fa. Anche qui un tuo giudizio, diciamo, sicuramente, voglio dire, almeno c'è chiarezza, insomma, però, ecco, vedi un processo, diciamo non positivo, comunque diciamo un percorso che riprende un certo cammino, e quindi è chiaramente utile anche agli alleati dei 5 Stelle, o all'orizzonte continui a vedere insomma situazioni poco chiare? No, io penso che sia sicuramente un fatto positivo che in questo momento di transizione si sia concluso, almeno per la parte relativa all'affidamento della leadership ad un ex Presidente del Consiglio, quindi una persona autorevole, competente e qualificata come Giuseppe Conte. Io credo che Conte avrà molti nodi da affrontare, innanzitutto un grande nodo che è quello, questo movimento, partito che sia, è quello delle origini, cioè quello dei Vaffa, quello delle contestazioni, quello dell'antipolitica, quello dell'antiparlamento, quello del no TAV, no TRIV, no quello, no quell'altro, e se è quello, io ce la vedo poco una figura diciamo di responsabilità come Conte, e quindi penso che sia pure gradualmente il compito di Conte, e il suo obiettivo sarà quello di far compiere al Movimento 5 Stelle un salto di qualità, e cioè passare da quel versante destruence ad un versante costruence, cioè ad una posizione costruttiva di assunzione di responsabilità come è stato in questi anni, perché non dimentichiamo che in questi anni il Movimento 5 Stelle, nato e arricchito sul piano elettorale da un moto di protesta, è diventato un partito di governo a tutti gli effetti, col Conte 1, col Conte 2 e con Draghi. Certo. Senatore, noi ti ringraziamo per la tua disponibilità come sempre, ti auguriamo buon scorcio di domenica sera, e ci risentiremo ovviamente nel prossimo fine settimana, e ci vedremo invece, diciamolo, martedì prossimo a Castelluccio Superiore, perché è alle 18. E presenteremo insieme il libro di Giuseppe Rossi su Castelluccio Superiore e più in generale anche sulla Valle del Mercure. Grazie senatore Pittella, a presto, grazie. Grazie a martedì, un abbraccio, grazie, ciao. Grazie.